Mamma mia, raga, comunque stamattina non si può dormire, non si può riposare, stanno così dalle 6. Uff, ma voi non sentite sottofondo il rumore? Ma secondo me ci sta pure l'aeroporto però qua vicino, veramente non lo capisco. Comunque, benvenuti in un nuovo video e soprattutto in un nuovo vlog. Oggi, mamma mia, oggi raga, oggi dobbiamo fare la barba perché chiaramente è cresciuta troppo, ma mi sta iniziando a dare proprio prurito. Già ieri me la volevo fare, non mi ricordo se ve l'ho detto, però veramente, cioè veramente è troppo, adesso mi sta dando troppo prurito. Per cui mi preparo subito per la doccia perché stamattina è un po' più tardi e devo fare veramente tante cose. Devo passare in ufficio assolutamente. Poi devo ritornare alla fiera a Rho perché ci sono stati problemi, quindi devo tornare assolutamente alla fiera a Rho per 5 minuti. Mi devo fare 35 minuti di metro. Non fa niente, stando al centro devo per forza farmi 35 minuti di metro, anche se in realtà con la rossa hanno però io da qua devo prendere prima la verde, quindi sì, più o meno mezz'ora di metro. Quindi faccio la doccia, faccio questi due servizi, dopodiché ritorno, non so se mangio prima, forse mi conviene mangiare prima, magari mangiamo intorno alle 11, le 11 e mezza, non lo so, tanto va bene uguale, prima o poi ci togliamo il pensiero, insomma. E invece dopo andiamo a fare shopping. Oggi facciamo un po' di shopping. Ve l'avevo già detto nelle storie qualche giorno fa su Instagram, quando stavo in Monte Napoleone a mangiare il gelato, che feci pure il sondaggio. E non si può stare, mamma mia, raga, dalle 6 stanno così a farsi rumori, madonna che mal di testa. Comunque, vi stavo dicendo, facciamo un po' di shopping. Non lo so se faccio shopping pure per me o solo regali. Penso pure qualcosa per me, però me lo merito, no? Un po' di shopping e dopo, ovviamente, vi faccio vedere tutto quello che comprerò, insomma. E poi si vedrà, veramente non lo so, perché poi oggi pomeriggio in realtà avrei un altro appuntamento, però ce l'avrei alle 3:30, quindi fare tutto insieme diventa un po' complicato. Se lo riesco a spostare, ma non dipende da me, intorno alle 17, io faccio sta fase di shopping, capito, nel mezzo. Se invece non riesco a spostare, vuol dire che prima compro qualcosa, poi torno a casa, poso le cose, vado a fare l'altro appuntamento, torno a casa. Ah no, vabbè, poi non serve tornare a casa e vado a fare il resto dello shopping. Voi ovviamente tutto questo ambaradan non lo vedrete, cercherò di renderlo meno visibile possibile per una omogeneità del video. E vediamo un attimino come riusciamo a fare. Raga, la cosa principale stamattina è la barba, una bella doccia. Proviamo altri prodotti della challenge di che cosa compro con 10 euro a livello di cosmetici al DM, quindi proviamo qualche altro prodotto e basta, e basta. Eccomi tornato, ragazzi. Allora, c'è veramente tanto da dire. Infatti, mi dispiace veramente tanto non aver provato questi prodotti quando abbiamo recensito le cose del DM. Perché la crema l'ho rivalutata, nel senso, senza la. Dopo la rasatura, la pelle l'assorbe molto meglio. Quindi rivalutata quella lì alle rose. E invece ho rivalutato quello shampoo. Oggi ho utilizzato quell'altro e interessante, veramente si presta molto molto interessante. E la scoperta, raga, quel bagno schiuma al bergamotto, mamma mia, cioè, ma fa un profumo, ragazzi, ma un profumo, cioè voi non avete idea, ma proprio, cioè, ha impestato tutta casa. Ma è veramente assurdo, cioè ve lo giuro, è veramente assurdo. Comunque, prima che faccio tardi, perché l'altro giorno veramente sono stato troppo stretto con i tempi, perché mi sono messo a parlare e quindi ho fatto tardi. Prima di fare tardi pure oggi, prima il dovere e poi il piacere, quindi vado al lavoro, svolgo tutte le cose che devo svolgere. In base a come riesco a sistemarmi, ci vediamo per fare un pochino di compere. Non vi aspettate che vada a spendere chissà quanto, però facciamo un pochino di compere
Così vediamo pure insomma se riesco a trattenermi oppure se ancora sono il tipo che va solo a sperperare. Vediamo che cosa ci esce. Raga, io sono appena tornato a casa, mamma mia, un casino perché c'è stato un problema con i vari mobilifici, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che mi posso pure ritenere fortunato, però la cosa positiva è che sono riuscito a fare tutto. Quindi adesso in realtà mi volevo prendere il cappotto perché fa veramente freddo. Infatti, mi ero pure alzato il colletto perché fa freddissimo. E mi volevo prendere, vabbè, il portafoglio che non ce l'avevo con i soldini. Così ce ne andiamo a fare shopping. Anche se la tentazione, io vedo sto letto, la tentazione di stendermi è forte perché comunque una mattinata super incasinata, un pomeriggio super incasinato. Ma bando alle ciance, andiamocene a fare un po' di compere, o comunque almeno un giro e vedremo se alla fine comprerò qualcosa. Forse sì, vediamo. L'ho appena finito di dire pure su Instagram, no? Cioè, c'era sia un supermercato che si chiama Come tu mi vuoi, come mi vuoi, una cosa del genere, e sia il Penny Market dietro l'angolo di casa. Milano, Milano, non andiamo bene. Mamma mia, Giovincelli, mamma mia, che disdetta, poi vi spiego. Comunque, appena arrivati a San Babi, andiamo a fare un giro, vediamo cosa c'è, se ci sta qualcosa che ci può interessare. Bene ragazzi, come potete vedere Louis Vuitton sta investendo, alla faccia della pizza, alla faccia della pizza. Allora, a me onestamente Louis Vuitton non mi piace tantissimo, lo trovo troppo uguale, standard. Sembra che tutte le cose, tutti i capi, sono sempre lo stesso capo. Comunque oggi non si può vloggare, non si può fare niente, cioè non lo so che cosa ci sta. La fiera del mobile sta a Ho preso una storta su questi sassolini che stavo a prendere una lisciata. Mamma mia, secondo me per entrare da Gucci bisogna fare la fila, ma non sto a scherzare. È la prima volta che entro dopo la ristrutturazione, quindi non posso fare le riprese perché non si fanno, però guardate che scenico, bellissimo, poi mi do un feedback. Acquisto effettuato, ora ci prendiamo un caffè e sperperiamo un po' di denaro, non lo so, da qualche altra parte, anche se già basta. Tappa caffè da Gofa, ho capito perché sta tutta sta gente, perché ci sta la Milano Design Week, stavano facendo un evento pure da Gucci. Sta venendo sonno. Nell'attesa ho fatto caso che pure da Copa il pavimento è graniglia come per la nostra casa. Adesso vi faccio vedere. È tutta graniglia, certo è bella, è lucidata, però bello, cioè ci sta bene pure con il legno, vedete? Più o meno, vedete più o meno. Ok ragazzi, tappa caffè, quindi finalmente dopo tipo un quarto d'ora di fila possiamo prendere il caffè. Poi vi dico che cosa ho comprato, no spoiler, e ancora non è finita perché lo shopping continuerà ancora. C'è lo speciale Milano Design Week, perché praticamente in parallelo alla Fiera del Mobile a Rho si fa la Milano Design Week sparsa in tutta Milano, quindi tutta Monte Napoleone piena di eventi, per questo c'è un sacco di gente, tant'è che da Gucci c'era un evento al primo piano e mi pare un altro al secondo, solo che c'era tipo da fare un'ora di attesa perché mi dovevo iscrivere con l'applicazione.
sinceramente non c'è proprio voglia, anche perché si è fatto tardi e ho preferito pensare a voi, a fare un altro po' di shopping. Per chi se lo stesse chiedendo, non sto andando al caffè, mi avete detto che ne prendo tanti. Coppa cola. Comunque la coppa non mi è proprio piaciuta, cioè vi devo dire la verità, raga, mamma mia che buona. Ragazzi, mamma mia, avete presente i dolci di Gino Massari? Gli fanno un baffo, è veramente super buona, mamma mia. Troppo troppo buona. Certo costa 13 euro. Però considerate che sulla spiaggia il cornetto Algida costa 4,50 euro. Quindi tutto sommato non è nemmeno tantissimo. Poi una volta ogni tanto, non è che uno sta sempre a buttare soldi. Però veramente era crema pasticcera sotto, panna sopra, scusate, crema pasticcera con un sentore di vaniglia, sentivo, panna sopra, frutti di bosco, fragole e granella di pistacchio. Una bomba, spettacolare. Sto solamente un attimo fuori da Prada che voglio vedere una cosa. Io direi andiamocene da sto circo, nel senso che non va bene, poi vi spiegherò. Se non mi dimentico, o se me lo dimentico, magari scrivetemelo così ve lo dirò. Che volevo una cosa, però non va bene, non va bene. E adesso ce ne andiamo dalla parte ricchi e andiamo nella parte magia, che piace a me. Andiamo un attimo da Primark, che devo assolutamente vedere delle cose, se ci riesco ovviamente, perché è lontanuccio. Quindi vediamo un attimo pure come gira, perché sta quasi facendo buio. E poi volevo passare pure ad un altro negozio, non mi ricordo il nome, ma che sta sempre in via Torino. Se mi ricordo ci vado. E poi basta, raga, poi basta, perché veramente se ne sono andati un sacco di soldi oggi. L'unica cosa, aggiornamento stomaco, non so se è il vento, ma mi fa un po' male lo stomaco. Ma speriamo bene. Vi ricordate l'ultima volta? Stavo sempre qua e stavo sempre vicino alla fontana fuori Monte Napoleone, mi sembra. Mamma mia, speriamo bene. Vi dico solamente che si iniziano a sentire le gocce d'acqua. Speriamo che non viene a piove. Comunque ho fatto una foto troppo bella alla vetrina di Alcott, che ormai è lontana. Praticamente ha fatto un allestimento fantastico. Se la volete vedere, andate sul mio profilo Instagram e la trovate tra le prime. È veramente super super bella. Ma veramente sembra, perché sembra tipo una casetta, quella lì nostra sul borgo, no? Con tutti dei vasi, con dei fiori. Bella, bellissima. Appena arrivato da Primark, c'è veramente tanta gente, ovviamente, che ve lo dico fa. Ragazze, sta ripresa la stoffa per voi, eh? Ma guardate che bella sta maglia. Certo è da ragazza proprio, però è bellina. Ci facciamo prima il reparto uomo, che sta giù, e poi il reparto bambino, che sta su. Uno sta giù a tutto e uno sta su a tutto. Si vede che sto stanco, eh? Lo so. Raga, sta giornata interminabile, lavoro, 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 lavoro. Mi sono dato un attimo di svago, ma mi rilassavo di più se stavo sul divano. Soprattutto quando andiamo a fare i conti. Sono sicuro che era meglio stare sul divano, eh. Ragazzi, qua ovviamente già è tutto estate, e per me che odio l'estate potete capire che palle. Comunque sono belli sti pantaloncini. Guarda che belle queste, se solo ovviamente avessi più anni in meno, fondamentalmente. Il problema di sta busta è che è super ingombrante. Ho preso una cosa a reparto uomo, invece adesso sto a reparto bambino per un pensierino. Vediamo un po' se trovo qualcosa, eh. Oh, in realtà il reparto bambino è ancora più su, cioè non ti puoi proprio sbagliare. Uomo soprattutto, bambino soprattutto, ti devi fare tutti i piani. Comunque Primark vince sul reparto bambini, raga, cioè delle cose veramente fantastiche. 7 euro sto maglioncino bellissimo dei Pokémon. Guardate là.
Guardate anche di qua quante maglie ci stanno. Pazzesco. No, vabbè, di Minecraft, guardate che bella, guardate. Cioè, 4,50 euro. Euro. Non ce la faccio più. Andiamo a casa. Come bravo. Andiamo a casa e vi mostro tutto quello che ho acquistato. Distrutto completamente. Non voglio fare quello lì che si lamenta perché ci mancherebbe altro. Non sono andato a zappare la terra. Però, raga, mamma mia. La stanchezza oggi è veramente. Uff. Perché comunque, capito, spostandoti da una zona all'altra, passa il tempo, la stanchezza sale. Cioè, non è facile, non vi pensate che spostarvi da una zona all'altra è semplicemente equivale a fare una passeggiata. Perché non lo è. Non è assolutamente una passeggiata. Ma bando alle ciance. Bando alle ciance, qui ci stanno gli scontrini e tutte le cose. Andiamo subito a vedere tutto quello che abbiamo comprato. Giusto magari il tempo, anzi no, metto dopo il pigiama. Eccoci qua ragazzi, mi vedete un po' lontano perché effettivamente sto lontano, niente da dire, niente da fare. Sembro un po' uno di quei psicologi oppure non lo so. Comunque, bando alle ciance e iniziamo subito. Allora, raga, inizio subito col dirvi che sto stressato. E veramente sto stressato. Ecco, questo è quello che inizio a dirvi. Poi piano piano inizio a dire pure tutte quante le altre cose. Allora, io direi di cominciare subito da Primark, perché ragazzi c'erano delle offerte veramente pazzesche. Il problema più grande era la gente, c'era veramente una quantità di gente imbarazzante, veramente troppa, troppa, troppa. Non potevi provare una cosa, non potevi respirare, non potevi fare niente perché puntualmente c'era un bordello ovunque, ma sia in via Monte Napoleone, sia a via Torino, sia da Primark, ovunque ci stava un bordello di gente. Io non lo so come fanno quelle persone che ci lavorano perché veramente ci vuole tanta pazienza. Comunque, ho comprato questa polo gialla, spero che voi la riusciate a vedere bene. E guardate ragazzi a quanto l'ho comprata, 4,50 euro. Sinceramente ci sta. Cioè per 4,50 euro l'ho presa. È vero che il giallo attira i moscerini, però è un colore che a me piace molto e devo dire, mi sta pure abbastanza bene questo chiaro chiaro chiaro, insomma, quindi il senape non tanto, almeno non d'estate, il giallino mi sta abbastanza bene. Poi ho comprato dei regali. Allora, partiamo subito con questo, che praticamente è un set da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Body da bambina, guardate come sono belli. Praticamente sono tante fantasie diverse. Per maschietto c'era Mickey Mouse, mentre per femminuccia c'erano solo questi qui così. Altrimenti se c'era di Minnie prendevo quelli lì di Minnie, anche se non si vedono poi in realtà i body sotto, però insomma per pochissimi centesimi di differenza avrei preso quelli e invece non c'erano. Questi qua ragazzi, 7 body, li ho pagati 11 euro e secondo me anche qui è abbastanza interessante. Non è pochissimo, però 7 body 11 euro, cioè più di questo non lo so. Poi ho comprato sempre un altro pensierino che vi faccio vedere. Guardate quanto è bella sto vestitino barra salopette, ancora non ho ben capito. È di Winnie the Pooh, sempre ovviamente Primark. Guardate quanto è bella sul rosa. Mi dispiace solamente che la luce sia poca, solo che è la casa che pecca di luminosità. Non ci sono i lampadari, ci sono solo le lampade da terra, come piacciono a me, tra le altre cose. Però poi ecco, il difetto è questo, che la luce, se non ci sono i raggi di sole che penetrano dai vetri è veramente poca. Eccola qua. Comunque a me piace veramente tanto, anche perché è super leggera e sotto è un cotone molto molto buono. E pensate che questa mi pare che costava 15 o 16 euro. 14. Eccola qua.
Addirittura da una parte avevo letto 11, comunque 14. Da Primark i prezzi, vi conviene sempre informarvi, soprattutto se fate i bustoni come faccio io, che compro tante cose, eccetera, eccetera, perché veramente altrimenti 10 euro qua, 10 euro là, che ci rimettete. Per ultima cosa, ma non meno importante, ho acquistato questa maschera all'avocado idratante per il viso. Eccola qui. L'altra volta mi pare che prendemmo la versione quella lì rossa, che era nutriente a qualche altra cosa, e stavolta ho preso questa verde. E questa qui mi pare che è costata 1,30 euro o... Ah no, 0,90. Eccola qua, 90 centesimi. Quindi, Primark, direi, promossa. Abbiamo comprato veramente tante cose. Queste, adesso il problema sarà solo poi rimetterle in valigia quando scendo, però. Passiamo invece da Gucci. Mi sono fatto dare la busta grande, ma in realtà ho comprato solamente una cosa. Non vi pensate che io abbia sperperato tanto tanto denaro. E eccola qui, vedete? Che cos'è secondo voi? Indovinate un po', magari lo scrivete nei commenti se vi piace fare gli indovini e le indovine. Ragazzi, ancora una volta è una camicia, sì, una cravatta. Pensavo che avevo sbagliato di nuovo a dire. Ed è molto molto bella. Adesso ve la faccio vedere piano piano. Eccola qua. Allora, qual è il punto? Perché questa cravatta? Innanzitutto perché mi serviva, ma ragazzi, è la nuova collezione. È la nuova collezione. Vedete, è cambiato pure l'etichetta qui, adesso è fatta in questo modo. È molto bella e anche il ricamo dentro ovviamente poi riprende il nuovo logo di Gucci, diciamo il nuovo colore, va, il nuovo colore di punta, non il nuovo logo. Eccola qui, e questa è la fantasia, ve la faccio vedere bene da vicino perché queste cravatte per comprenderle ci devi tipo ragionare 40 minuti e poi inizi a capire. Praticamente la trama è il loro simboletto al posto dell'ape, che perdonatemi ma il termine non me lo ricordo mai mai mai, e poi ci sono tutte quante le G fatte in questo rosso vinacciolo, in questo rosso vino, non mi viene il termine. Comunque queste G fatte così rosso, questa è la trama. E poi il fondo è un... Non è un blu navy, è un blu... Boh, non ve lo so spiegare, non ve lo so spiegare, perché nella fotocamera è molto più lucido, ma proprio molto molto più lucido. In realtà è più scuro. E poi l'interno è fatto in questo modo. E ovviamente, adesso ve lo dico con sicurezza, ok, non riesco a trovarlo qui tra le etichette, anche perché non si vede tanto, sempre con il problema della luce. Comunque dovrebbe essere pura seta. Da Cova, ragazzi, alla fine la coppa gelato è costata 13 euro, la bottiglietta d'acqua, che ho preso pure la bottiglietta d'acqua, 3 euro, e mi sembra 1 o 2 euro il coperto, il servizio. Mamma mia, sta fotocamera messa così in alto, mi sembrano i confessionali tipo del Grande Fratello, no? Assurdo. Non ce la faccio più, ve lo giuro, sto proprio male. Perché dite voi? Perché mi è presa la cervicale. E quando prende la cervicale, vi posso assicurare che non è una bella cosa, perché qua vogliamo sempre far vedere che abbiamo 18 anni, ma in realtà i 18 anni sono finiti e quindi bisogna accettarlo. Possiamo anche averne 15, nel cervello, anche se non penso convenga, però in realtà i 18 anni, ragazzi, sono veramente terminati. Quindi, siccome il vlog è stato veramente lunghissimo, siccome io sono veramente stanchissimo e ovviamente mangerò al massimo un uovo fritto stasera perché mi è avanzato un uovo e quindi penso che lo mangerò fritto, alla luce di tutto questo, io direi di salutarci, di lasciarmi un like, se vabbè, di lasciarmi un like per supportarmi e tutto il resto appresso e... Io ovviamente vi ringrazio, se ovviamente vi ha fatto piacere, se vi ho tenuto compagnia, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo nel prossimo video e vi annuncio che arriveranno tanti nuovi contenuti, ma occhio, attenzione,
perché sto andando veramente alla velocità della luce, nel senso sto pubblicando un vlog al giorno e ragazzi io non lo reggo, cioè nel senso con il lavoro che faccio veramente è impossibile. L'unica cosa l'ho fatto adesso per rimettermi un attimino in marcia, per farvi capire che ci sono, per farvi capire che potete contare sul mio supporto, sul mio appoggio. Se avete qualche idea, proponetela. Tenete sempre presente che comunque io studio psicologia, quindi magari se avete un problema, non è che posso curare un problema, per l'amor del cielo, assolutamente no, anche perché sto ancora studiando. Però ecco, magari se qualcuno di voi vuole approfondire qualche tematica, qualcosa, anche in maniera anonima, può tranquillamente scrivermelo o su Instagram o qui e cerchiamo di metterlo insomma a motore tutto ciò. Quindi ragazzi, grazie veramente, io mi devo togliere le scarpe che mi stanno a fare male i piedi. Grazie veramente per essere stati con me anche oggi. Ci vediamo in un nuovissimo video nei prossimi giorni. Un bacione, ciao!